Buongiorno. Buongiorno Antonella. Antonio, quelle bistecche dell'altra sera erano la fine del mondo. Come era prevedibile, il Consiglio Comunale di giovedì scorso ha lasciato i segni anche all'interno della maggioranza che sostiene il sindaco di Cava dei Tirreni, Vincenzo Servalli. Eugenio Canora, consigliere eletto con il PD, ha preso le distanze dall'amministrazione, contestando le modalità con cui sono stati adottati una serie di provvedimenti, a cominciare dall'incremento delle tariffe per gli impianti sportivi. Fuori dalla maggioranza anche il consigliere comunale eletto nelle fila del Partito Socialista Italiano, Gaetano Gambardella, che ha invece disertato il consiglio comunale non votando di fatto il bilancio. Tra gli argomenti affrontati nel corso dell'assise, il piano delle alienazioni, su cui punta molto l'amministrazione Servalli per cercare di ridurre il disavanzo e sul quale sono arrivati una serie di rilievi da parte del Collegio dei Revisori dei Conti. I revisori dei conti ci hanno detto: va bene, voi avete fatto un impianto per recuperare questi 12 milioni di euro in 3 anni e avete messo, diciamo, 4,4 milioni nelle 3 annualità, 21, 22 e 23. Ma contate molto, perché poi non sono solo questi, sono 7 milioni per il primo anno, 6 per il secondo, 5 per il secondo, che vi impegnate a rientrare, avete messo al centro un piano di alienazioni. Ma, dicono i revisori, noi non siamo ad inizio anno, siamo già ormai alla fine dell'anno. Farete tutte queste alienazioni in soli 3 mesi? Questo è stato il tema. Secondo noi, hanno scritto i revisori, questa previsione del tempo, non della stima del valore degli immobili, ma del tempo, è una previsione non congrua. E quindi noi non vi possiamo dare il parere favorevole, almeno che voi non costituiate a garanzia di queste alienazioni il famoso fondo su cui tutto si è tanto discusso. Questo è stato il ragionamento dei revisori. Noi abbiamo fatto 2 obiezioni ai revisori in Consiglio Comunale. Abbiamo detto: intanto per il primo anno noi abbiamo già realizzato 3 milioni e mezzo di alienazioni. Quindi è come se il fondo che voi chiedete ce l'avessimo già in cassa, perché abbiamo già realizzato 3 milioni e mezzo di alienazioni concrete, con gli atti chiusi. Quindi di che cosa stiamo parlando? In secondo luogo abbiamo detto anche che non c'è nessuna norma, che pure abbiamo cercato, che imponga una realizzazione di un fondo di questo genere. Tra i beni da alienare anche l'area dell'ex Cofima, per la quale il Comune punta ad incassare almeno 5,3 milioni di euro. A breve, come spiega il primo cittadino, la pubblicazione del bando. Ovviamente centrale, pure ieri se ne è parlato molto, è il tema della Cofima. Io credo ragionevolmente che la prossima settimana uscirà il bando, l'avviso per la messa in vendita della Cofima. Qualora non riuscissimo a realizzare questa vendita, avremo raggiunto un obiettivo storico della nostra città, almeno dal 2010 in poi, cioè l'aver risolto definitivamente questo problema che comunque ancora in questo momento in cui stiamo parlando costa tanto alle casse comunali. Ed è stato uno degli elementi che nel corso degli anni ha poi generato quelle difficoltà di bilancio che abbiamo sempre trovato. Quindi stiamo per affrontare e risolvere questo tema. Nel frattempo la minoranza continua a bacchettare il sindaco Servalli e la sua maggioranza. L'amministrazione ha cercato di scaricare su altri le responsabilità per il progressivo deterioramento dei conti comunali, pur essendo costretta ad ammettere che solo nell'ultimo anno il disavanzo è aumentato di 12 milioni, tuonano i consiglieri di Siamo Cavesi. Quello che più colpisce è che sia stata fatta una lunga disamina storica sulle finanze, ma nulla è stato detto su cosa si intende fare per voltare pagina nella gestione delle finanze comunali.